In occasione del mercatino natalizio del Baratto e del chilometro zero che si è tenuto il 14 dicembre a San Costanzo, abbiamo incontrato il sindaco Margherita Pedinelli, che ha illustrato i principali eventi organizzati per le festività dal comune, insieme con la Proloco e le associazioni locali. Volevo un po' parlare con te in realtà di questo mercatino. Questo è solo uno dei tanti eventi che sono stati organizzati per questo Natale, giusto? Organizzati al comune poi. Assolutamente sì, dici assolutamente bene, infatti in realtà gli appuntamenti appunto previsti per il Natale sono tanti, sono organizzati dal comune insieme con le associazioni locali ed in particolar modo con la Proloco locale. In realtà questo mercatino è la seconda tappa degli eventi che ci accompagnano a Natale, perché abbiamo iniziato giovedì 12 con la presentazione di una bellissima guida turistica che, oltre ad essere stata realizzata con l'apporto della Proloco, è stata realizzata anche con l'apporto di tutte quante le attività commerciali e non del nostro territorio, quindi una bellissima dimostrazione di collaborazione proprio per dare una spinta turistica, e questo ovviamente ci sta tutto sotto il periodo natalizio, per il nostro territorio. Oggi appunto questo grande mercatino di cui ha detto tutto l'assessore, ma un altro appuntamento molto importante c'è anche domani, e questa volta dedicato tutto interamente ai più piccoli, perché avremo la presentazione di un libro scritto da un'attrice ancora una volta locale, Katia Velacchi. Il libro è Le scoperte di Celeste, e anche in questo caso i nostri bambini, ma io dico anche gli adulti, verranno guidati in un percorso di scoperta del loro territorio, e questo proprio a Natale, mi sembra una cosa davvero bella. Abbiamo anche appuntamenti importanti con la musica al fantastico Teatro La Concordia di San Costanzo, con ben due diversi concerti, di cui il primo sarà sabato 21 alle ore 21:15 presso il Teatro La Concordia, concerto di Aspettando Natale con musica e parole. Si esibirà una band tutta particolare di giovani, giovanissimi del nostro territorio, parlo di 20-25 anni, quindi anche una fascia di età davvero importantissima del nostro territorio, i Pandors, tanto per rimanere in tema con il Natale. Poi un coro di voci bianche dei nostri bambini e poi dei giovani che si sono via via nel corso degli anni distinti in dei bellissimi musical che sono stati inscenati qui a San Costanzo, che ci regaleranno questo grande spettacolo appunto di musica e parole, quindi musica e riflessione, all'interno del Teatro La Concordia. E poi, poiché abbiamo anche una grandissima banda musicale, il giorno 23 sarà la volta di un altro concerto musicale, questa volta della banda musicale cittadina, che offrirà appunto un concerto di cittadinanza, un concerto natalizio. E siccome, come dicevo, il Natale è anche soprattutto riflessione, non ci siamo fermati all'albero addobbato con le scuole, ma in questo caso, sempre in collaborazione con le scuole, abbiamo realizzato anche un bellissimo presente che è stato allestito nei torioni che abbiamo recentemente recuperato dalle mura castellane, recuperati appunto con fondi europei, e anche qui è stato fatto, sempre nell'ottica del Baratto del chilometro zero, un presente particolare perché i personaggi sono stati realizzati appunto con materiali oggetto di riciclaggio, quindi con materiali di risulta, e anche questo credo che sia un bel messaggio in questo senso, e che poi ricollega anche al fatto che quest'anno San Costanzo ha ricevuto il premio come primo classificato nella provincia di Pesaro-Urbino di Comune Riciclone 2013, e quindi a maggior ragione per sottolineare, esatto, questa bellissima soddisfazione. Quindi, come vedete, sono tantissimi gli appuntamenti per i quali naturalmente aspettiamo tutta la cittadinanza, e a giudicare insomma da quelli che sono i risultati di presenza di pubblico del mercatino di oggi, beh, io credo che davvero ci sarà insomma da ben sperare. E poi non dimentichiamo anche che, come tradizione, dopo la messa di mezzanotte a Natale tutti quanti saremo in piazza per festeggiare insieme, per scambiarci gli auguri con castagni e vin brulè che vengono offerti appunto dalla Proloco locale. Quindi tanti appuntamenti, aspettiamo tutti davvero calorosamente per un bel Natale ed un felice 2014. Buon Natale! Grazie anche a voi!